Motore partito. Con la radio ho un rapporto, diciamo, fondamentale perché l'ascolto sempre. Amo la musica, ma senza essere un grande appassionato, quindi per me la radio è un sottofondo, una specie di tappeto sonoro che ho sempre quando lavoro. Di solito sono anche radio di informazione, quando poi mi stufo giro su radio di musica, ma ascolto moltissima radio in macchina, in casa, soprattutto in studio. Quindi quella c'è. Il radiodramma è qualcosa che mi ha sempre affascinato, perché l'idea di avere una voce che ti tira dentro una storia e ti lascia immaginare, senza che tu debba fare neanche lo sforzo di leggere, ma anzi, qualcuno ti sta ricreando un universo semplicemente attraverso i suoni, è una cosa affascinante. E mi ricordo, come dico sempre, mi ricordo di notti passate ascoltando radiodrammi, ma non mi ricordo, forse era della Svizzera italiana, parlo di anni fa. E anche una cosa che non è proprio un audiodramma, ma quasi, che era il commento sonoro per i non vedenti ai film che una volta faceva Rai 1, credo. Ed era strano, tu sentivi il film e poi c'era uno speaker che ti raccontava le azioni, tipo, anche quello mi piaceva, cioè, lo trovo meglio del film sì, sicuramente. Però non l'avevo mai approcciato professionalmente, quindi questa è stata la prima volta.